Buongiorno, bentornati a bordo campo, nona giornata di ritorno, siamo allo stadio Sandrini di Legnago, arriviamo da un brutto K.O., farà pensare a voi subito ripartire dopo il 3-0 subito in casa contro la Pro Vercelli. Oggi affrontiamo l'ultima della classe, il Legnago, appunto, in casa loro. È una gara che sulla carta potrebbe anche dare ampi margini di manovra alla Ferrari Pisa, ma attenzione perché la Serie C purtroppo ha insegnato che qualsiasi cambio tosto, soprattutto nel girone di ritorno, soprattutto con squadre che devono assolutamente agganciare, attentare una salvezza che potrebbe sembrare molto difficile, ma invece quel campo spesso rivela grandi sorprese. Una Ferrari Pisa che appunto arriva con qualche incertezza perché non ci sarà ancora Spagnoli, non ci sarà Carraro perché ha subito una frattura al setto nasale, probabilmente rientrerà mercoledì nella sfida di Mantova. È un tour de force quello dei Leoni del Garda, come tutto questo girone in questa fase, un febbraio veramente incandescente. Vogliamo ripartire e oggi sono tre punti in palio molto molto importanti per restare agganciati alla vetta. Leggiamo qualche numero del match, ovviamente li potrete trovare tutti completi su ferralpisalo.it, ma c'è un ex, perché Michele Serena, allenatore del Legnago, che è stato alla Ferralpisalo ad ottobre 2015 fino a febbraio 2017, e poi febbraio 2018, insomma, ha avuto un andirivieni sul Garda, ha fatto molto bene mister Serena, adesso il Legnago cercherà di agguantare una salvezza che dicevamo appunto è molto importante per loro, ma oggi purtroppo i tre punti sono fondamentali anche per la Ferralpisalo. E Ferralpisalo che peraltro è una delle squadre migliori negli ultimo quarto d'ora di partita, perché ha segnato già 12 reti tra il 75esimo e il 90esimo in tutti i recuperi, quindi la veemenza non è mai mancata, soprattutto nel finale, quindi grande coesione. La prestazione non è mancata neanche in casa con la Pro Vercelli, però siamo stati puniti da qualche episodio e anche da un po' di sfortuna. Legnago che manca senza successi da 8 turni, bilancio di 3 pareggi e 5 sconfitte, con l'ultima vittoria da 11 dicembre scorso, quindi è una formazione che diciamo può sembrare in difficoltà, ma bisogna stare molto molto attenti. Probabili formazioni, come sempre leggiamo cosa ha previsto il giornale di Brescia. Partiamo dai padroni di casa del Legnago, che dovrebbero schierare un 4-3-3 con Enzo tra i pali, Rossi, Bondioli, Gasparetto e Ricciardi, Lollo, Iabre e Paulinho, questa è la difesa e il centrocampo, e poi invece il triade d'attacco con Guric, Gomez e Sgarbi. Ferralpisalo che potrebbe rispondere con il consueto 4-3-1-2 di mister Stefano Vecchi, che in conferenza stampa della vigilia ha detto che aveva appunto ancora qualche dubbio, eccetto 4-5 certezze. Sotto la traversa De Lucia, linea Magino con Bergonzi, Pisano, Bacchetti e Corrado, a centrocampo Castorani, Guidetti in regia appunto per l'assenza di Carraro, e Balestrero in attacco, Guerra, Di Molfetta e Luppi. Ci siamo, allora seguite la radiocronaca ufficiale del match sul nostro canale Spreaker dalle 14.30 con Nicola Calonghi per raccontarvi questa nona giornata di ritorno, una domenica fondamentale, lo abbiamo detto, poi giocheremo ancora mercoledì a Mantova e poi domenica in casa col Trento alle 14.30. Hashtag ufficiale LegFer, poi Cuor di Leoni e Leoni del Garda, restate collegati con noi, giornata importantissima, vi aspettiamo, sempre forza, Leoni del Garda.